Questo cancello blu è chiuso da 18 mesi. Di tanto in tanto dal comune o dalla parrocchia qualcuno fa arieggiare la struttura e controlla che non ci siano danni provocati dalle intemperie o per altre cause. Don Remigio Spiniello è molto attento alla cura del cosiddetto giardino del sociale, realizzato con l'8 per 1000 e poi dato in gestione all'ex piano di zona per lo spazio ludoteca, spazio bimbi e disabili. All'interno ci sono le loro tracce, collage di foto appese ai muri e tabelle con i turni, alberi di Natale, seggiolini, biliardini, mentre nella stanza dedicata ai più piccoli i giochi sono stati messi in ordine, come se l'indomani tornassero ad animare la sala fra le risate dei bambini. Ed invece ne è passato di tempo dall'ultima volta, questo luogo è in attesa di ripartire, anche se gli ultimi avvenimenti non lasciano ben sperare. Antonio Sirignano, lei è il delegato alle politiche sociali del comune di Mirabelle Clano e siamo qui nell'anfiteatro del giardino per il sociale, una struttura che ormai è chiusa. Sì, il giardino del sociale, questo nome nasceva proprio per mettere in evidenza la qualità dei servizi che si era riuscito a creare. Avevamo una struttura che era intercomunale, gestiva spazio bimbi, socio centro educativo per disabili, spazio ludoteca, attività diverse per i bambini. Oggi invece abbiamo una struttura vuota, vuota di bambini, di persone, di affetti e piena insomma di attrezzature che non viene utilizzata. Siamo alquanto amareggiati per tutto questo. Questo è un anno e mezzo che lottiamo contro il consorzio, contro questo CDA che praticamente ha dimenticato che bisogna offrire servizi ai cittadini e garanzie ai più deboli e non si sa cosa sta facendo. Quindi ancora una volta tentiamo di mettere in evidenza ciò che era e ciò che non è più. Questo è il nostro obiettivo stamattina. In effetti adesso qui siamo nel giardino per il sociale, ma gli altri servizi sono al palo oppure no? Non abbiamo nessun tipo di servizio, un palliativo da parte del consorzio dice che si offrono servizi per gli anziani e per i disabili. Se offrire servizi a 3-4 anziani, che sono servizi essenziali, indispensabili, persone che non hanno nessuna forma di tutela, per loro può essere un servizio, allora va bene, però ricordo il vecchio servizio per gli anziani, perché seguo le politiche sociali di questo comune da circa 9 anni e vi dico che non era così, avevamo 40-50 utenti, persone che avevano bisogno di assistenza, alle quali veniva garantito e la possibilità di garantire anche ad altre persone. Invece oggi diciamo, ci viene detto no a tutti, salvo qualche piccolo caso eccezionale. Non credo questi siano servizi. Questi utenti giustamente si rivolgono a voi come rappresentanti comunali, che cosa potete rispondergli? Rispondiamo molte volte in maniera personale perché rispetto a casi al limite della sopportabilità è necessario insomma, intervenire, quindi non possiamo aspettare un consorzio che è vuoto di servizi, ma molte volte o interveniamo come comune o siamo anche presi diciamo, sul piano personale, interveniamo noi in prima persona perché ci sono proprio dei momenti umani che vanno tutelati, non è né il consorzio né il comune, ma scatta in noi proprio un momento personale rispetto a queste persone che è giusto che venga garantito.